sessione di gioca Io Gioco on Stage qui a Play 2023 durante il secondo giorno, circondati da un macello di gente, molta più di quanto ce ne aspettavamo, e siamo contenti di questo ovviamente. Stiamo per assistere a un'altra super mega partita in esclusiva di quelle indimenticabili. Il gioco è un giocone ed è chiaramente HeroQuest. In particolare giocheremo anche con la recentissima espansione Il Ritorno del Signore degli Stregoni. E chi potevamo chiamare come master se non il Master o Master? Buonasera Andrea. Ciao, buonasera. Sono contentissimo di essere qui di nuovo a far, divertire le persone, assolutamente, perché HeroQuest è qualcosa che le persone come me hanno nel cuore fin da quando sono bambini, anche se ero un pochino più grande, però insomma è qualcosa che mi porto dietro da ben più di 30 anni e che sono felicissimo di rivedere riproposto, perché mette d'accordo grandi e piccini. Ne siamo felici ancora, anche noi. Pensa che HeroQuest ha anche partecipato alla selezione dei nostri Io Gioco Award di quest'anno. Non ha vinto, ma è tra i finalisti, insomma, quindi è altamente consigliato dalla redazione di Io Gioco. Assolutamente. Siccome Andrea ha solo 90 minuti di tempo per far divertire le persone attorno a questo tavolo, farò un veloce giro di presentazione degli ospiti VIP che siedono attorno a questo bellissimo tavolo Ars Linea. E dopodiché li lascerò giocare, lascerò tutto in mano tua, Andrea. Assolutamente, saranno in mano mia per piegarli al gioco. Piegarli al gioco, questa mi piace. Allora, partirei con chi ti sta seduto a fianco, ovvero il nostro Marco Signore. Il Marco Signore redazionale è quello che scrive tutto quello che riguarda HeroQuest sulla rivista. Lo so, infatti è... sono felice di avere lui sempre accanto a me. Marco, spoiler, che personaggio farai? Ovviamente Aulin il mago. Ovviamente. Per i mal di testa. Allora, altro giocatore di eccezione in questa play in modalità sfida. L'unico, l'inimitabile, Luigi Bove De Feo. Mi piace la prontezza con cui tu veneri un campione. E sono l'unica cosa che mi dispiace è non poter mettere il titolo in palio perché è un cooperativo. Ahimè, purtroppo questa difesa rimarrà ancora a me e voi, povere. La puoi mettere in palio contro di me? Beh, non mi sembrerebbe giusto nel confronto dei miei co-host, vorrei dire. E io invece giocherò Boverro, il Bove di Ferro. Il nome mica stiamo a giocare qua. Assolutamente. Facciamo il giro del tavolo. Ecco, ok, ora abbiamo fatto il giro del tavolo. Ci ha già fatto divertire parecchio nella precedente corsa, sì. A Hit è tornato con noi Ludo e Crudo. Ciao ragazzi, e oggi gioco la classe Barbaro, anzi classe Rabarbaro, perché è un po' più spicy, e il suo nome è Super Giuseppe 3000. Super Giuseppe. Viene dal futuro. Un eroe digestivo. Esatto, non si sa altro nella storia. E infine, ultimo ma non ultimo, già nostra ospite, anzi ospite frequente, ha partecipato a un sacco di partite con gli amici di Io Gioco, è tornato a giocare con noi The Green Player. Ciao a tutti, io sono Nicola e oggi ho deciso di giocare un'elfa, una ragazza elfa, e infatti l'ho chiamata Grintosa. Grintosa. A chi ti sei ispirato? Abbiamo un Veneto qua accanto, quindi... I green tone però, attenzione, va benissimo. Bene, come vi dicevo abbiamo poco tempo per farvi divertire, quindi vi lascio a giocare e buon divertimento. Buon divertimento. Divertire ho detto, eh? Divertire, assolutamente. Beh, la morte è divertente, come diceva il buon Eric Lang, ecco. Diciamoci la verità. I nostri eroi, un po' di eroi, stanno provando ad assaltare il castello del Signore degli Stregoni e sono prossimi a raggiungere l'ultimo livello, pronti per ucciderlo magari. Rimane un ultimo piano, un ultimo avversario da affrontare, che sangue, braccio destro del Signore degli Stregoni. Avete trovato il modo di entrare, siete prossimi, a me le vostre miniature e pronti al divertimento. Il mago, che come da regola del gioco non dovrebbe stare alla mia sinistra, perché sarà il primo ad entrare, quindi a te i dadi, che rullino i tamburi, cadono le teste. Sarebbe un 3. Un 8. Molto. Vogliamo ricordare così, perché nel momento in cui ti muovi esplori la zona, sì, e quindi vengono posizionati i pezzi di scenario che vanno a comporre il gioco.
Quindi in questo momento non hai nessun ostacolo a destra e a sinistra, davanti a te vedi tre porte. Mi sposterei di un'altra casella e poi, siccome sono molto prudente, cerco trappole. Perfetto, in questo gioco le trappole non vanno posizionate nonostante siano dei bellissimi token, ma vanno solo indicate. Quindi qua c'è una trappola, assolutamente, ci avresti giocato tutto. La bacchetta, e non ce la vuoi giocare? No. assolutamente, cioè è l'unica trappola presente. Ai. Quindi ho fatto 1, 2, però hai terminato l'azione, okay. Quindi termina. Il movimento non si può spezzare. Ma c'è un nano dopo. Sì, tocca al nano. Il nano è l'unico che è in grado di disattivare le trappole. Già. Andandoci sopra, quindi andandoci mette sopra. In gioco la sua. E io posso sopassargli da sopra se riesco a fare almeno 1, 3, 4 per andarci direttamente sopra. Finire là sarebbe bellissimo, diciamocelo. 10 strapotente, sì, ceduto, ma in fin dei conti i campioni non possono questo. Limitarsi solo colpi di classe, assolutamente, sì. Quindi nano permetto... siete temibili sulle brevi distanze. Ma sai che bello che adesso me ne vado di qua. Potrebbe, ma infatti per cosa pensi che il signore Zargon lo abbia disegnato in questo modo? Fa trappole finte, fa degli inganni, quindi 2, 3 e 4. Se vuoi provare a disattivarla, devi terminare il movimento o provare a saltarla. Prova. Allora, basta che non esca lo scudo nero. Intendi proprio che schi? Sì, non cosa deve uscire. Storto? Tutto. C'ho l'anello del daglie, non posso perdere. Penso proprio di no. Ecco, perfetto. Oh, daglie! Quando arrivi, ti rendi conto che il pavimento si muove e effettivamente ci sarebbe una trappola a buca, che a questo punto, che tu andandoci sopra l'hai attivata, ma sei stato anche in grado a disattivarla, quindi non ne subisci i danni. Puoi fare un'ultima cosa. Come ultima azione puoi aprire... Ah, perché per me è azione passiva, sì. Ok. Poi, no, è un'azione attiva, sì. E quindi puoi aprire la porta. Ricordo che aprire la porta è come aprire una diga, quando è aperta non si chiude, ciò che è dentro, certo, esce. In genere. Dentro c'è qualcosa. Allora, diciamo così. Ci sono operai a lavoro, dai. Mettiamolo così, io aspetto che arrivi il rabarbaro, beh... Siamo campioni, non siamo mica degli stolti. Assolutamente. Siamo io e la maga, il mago qui presente, perché pare noi gli sposi in questo matrimonio di schiavi. Appunto. Quindi allora chiamerei gli invitati, quindi io attendo un attimo. Quindi tocca a Barbaro. Ok. 5. Proprio giusto per entrare dentro una stanza. Allora, puoi scavalcare compagni, ma non gli avversari. Ok, potete stare qua. No, non puoi terminare il turno. L'apertura è un'azione passiva, la puoi fare e puoi continuare il movimento. Quindi fatto fai un passo in una stanza. Chiedo a voi. Sono dietro di te. E tu dicevi che non è mai bene aprire una porta. Devo dire che aprirle per forza. E allora è un gruppo di coraggiosi. Siamo entrati in un dungeon per passeggiare. Guardare le porte. Allora. Esatto, discutiamo. Adesso c'è. Io sono prudente. Allora, come continua? Aspetta che io ti devo posizionare lo scenario. Adesso succede di più. C'è un'altra porta. C'è. Ecco. Ricordatevi che siamo nel regno del Signore degli Stregoni. Però hai capito, entrare te e dietro ci sono io. Quindi, puoi continuare il movimento là, no, davanti. Davanti a per fare che lui è ben prudente e non puoi fare altro. Esatto. Opera una difesa attiva. Esatto. Devi aspettare che loro ti vengano ad abbracciare. Ho bloccato l'entrata. Esatto. No, loro ti possono passare. Sì, possono passare. Okay. Quindi io potrei provare a sperare di entrare. La nostra grintosa si fa tanto. Guarda, sei grintosa, ma non farcela. Sei? Sì. No. Arrivi un passettino dopo, ma non le può attaccare perché ricordiamo si può attaccare solo orizzontale o verticale. Sì, esiste un'arma che permette l'attacco in diagonale. Sì, è abbastanza congestionata la zona. Sì, però puoi entrare dentro, magari essere un altro avversario. 4, 5 e 6. Ottima scelta. Ottima scelta perché tocca a me. Dopo termina il turno, io muovo e mi avvicino subito a te. Sarò contento che muori un elfo, ma come è possibile? Allora,
Lo scheletro? Solo perché sei nato. No, no. Su via. Questi sono vecchi e giudizi. Sì, esatto. Due siamo nel 2020, direi. Devi fare gli scudi bianchi, non neri o non tesco. Perfetto, parato, quindi non va. Okay. Hai parato il colpo. Il secondo si avvicina al nostro da Barbaro. Continua ad attaccare da Barbaro. Fa due attacchi. Ok. Tu ti difendi con due dadi. So. Beh. Questa, ecco, questa. O no. Devo mettere in campo le armi. Il Barbaro è stato indigesto per lo skill. Mago. Porca vacca, Mago farà una cosa. Lancia una tira. No, bella. Ti muovi di uno. Potrei muovermi di uno, mi date i dadi rossi. Prego, lei. Veramente muovo di uno. Una bella Holy Grenade. Secondo me li ammazzate senza problemi, sì, questi. Però, siccome io sono prudente, faccio uno, due e tre. Avessi un bastone sarei. Cioè, gli hanno detto che c'è una biblioteca da una parte. Aspetta. Ma sono ste voci di corridoio. Bello lungo. Di corridoio. No, vabbè, voglio fare una persona coraggiosa. Attaccherò lo scheletro con un dado. Proprio... Ok, gli stats degli scheletri sono lì illustrati. Sì, sì. Sono qua. Devono essere. Sono uno, basta un colpo okay. Per farlo. Ci sei. E adesso siate sicuri che esso morirà sotto i miei schiaffi. Se mai dovessi, io devo fare due scudi neri. Forte. Assolutamente. Abbiamo il mago più forte. Buttalo più coraggioso. Dai, la tua azione coraggiosa l'hai fatta. Io adesso mi fermo. Cioè, la scena è questa. Io ho dato un caso quando sono entrato, il mago ha fatto tempo a superarmi e l'ha ammazzato. Schiavo. Gli scheletri più lenti della storia. Assolutamente. Io calcolo i miei rischi. Facciamo in modo che questo party finisca immediatamente, però va. Sì. No, non manca molto. Quindi repentaglio lo che Sandra è lì che vi sta attendendo. Sì, poi quasi quasi entrerei in quest'altra porta. Fu così che. Che morimmo. Ho detto quasi quasi. Mi fermo qui davanti al. Ok, per attaccare, quindi. Beh, sì. Proteggo l'amico Marco. Sei quello che non ti vuoi mettere qua, non per sindacare. Io e te siamo entrati e basta. Cioè, il nostro compito di questa sessione è aprire le porte. Io di una botta non lo colpisco, lascio l'onore a te, povera elfa, che potresti far finta di saper fare qualcosa di tanto in tanto. Ma io sono in gita. Ma è, sì, sì, è per farci gli occhi. E quello è un teschio, signore. Quello è un teschio. Quello è un teschio. Però questa volta ho parato, mi dispiace, esistono anche gli scudi neri, servono anche al signore del succede di farci lecca, io tra l'altro sono in diagonale quindi non posso attaccarlo, però ma puoi muoverti, posso muovermi, sei, ma se lo lasciassi a voi, sì, dai, lo ammazzo io, vai. 1, 2, 3, questa cosa non mi piace, lo sguardo di chissà, questa cosa non mi piace, ok. E aspetta. Ouch, tutte le volte che apri che c'è la sorpresina qua, wow, eccola, ci abbiamo lo zombie, ma la mummia, ma no, uno, scusami, zombie, male, ho temuto il peggio, infatti puoi continuare il movimento e attaccare, io direi che forse faresti bene, infatti 2, 3, 4, 5, ti puoi fermare e menare. Mi fermo, attacco la zombia. Perfetto, con 3. Che bella vita. Dai, che sei forte. Meniamo. 2, non male. Allora, l'unica differenza è che lo zombie difende con 3. Ok. Quindi. Si sa che sono più gommosi. E non si difende. E tuttavia muore. Meno 1. Morto. Lì morto. Sì. Lei. Allora, la Barbara, io proverei a attaccare. Il tuo momento di gloria. Ok. E poi capiamo. Attenzione che se riesce lui, il colpo passo per i nani, te lo dico. È così. Faccio un buon mosso, perché scusate, devo tenere la ma stavo attaccando. Allora, va bene, ma comunque dai, io volevo attaccare. Però volevo puoi attaccare e muoverti, e comunque muovere. Attaccare. No, ma io posso attaccare, cioè voglio tirare le dadi d'attacco. Diciamo che hai scaricato asso e due da quella esatto, parte. Esatto, perché non questa viene due teschi. No, due scudi. Vabbè, però puoi muoverti. Bene. Tocca al mago qua, risollevare la tocca agli scheletri adesso. Qua mi sto fermo. Perfetto, io vado a salutare il Barbaro, ora Barbaro.
È una zombia? Allora, è un cadavere. È un cadavere sicuramente. Ok, no, perché è molto sensuale come posa. Niente, assolutamente. Questa zombie no, e io l'elfa oramai mi sono innamorato sul suo sfondo. La mia faccia si è innamorata dell'elfa. Divina in questo e comunque sia un colpo. Prova ad infliggerlo, tocca a te a parare. Niente, l'elfa si prende ho preso il primo danno. Il primo danno inferto all'elfa. Quindi ricordiamo che l'elfa parte con 6 punti corpo, sì. E quindi scendi a 5. Invece 6 e 5. Volendo poi utilizzare i quadratini per tenere i danni. Okay. I danni, man mano che scendono e sale puoi tenere sempre la porta. Ognuno scrive com'è che vuole. E tocca a te. Tocca a me. Ma sì. Castiamolo. Dadi presto a me. A me i danni. Due, non lo colpisco. Quella è la cosa brutta. Ho fatto 5. E ci basta. Vediamo un po' se Aulin bissa. Cioè, se bissa te. No! Se no, non è un'avventura a prova di mago, se no. Tre contro uno scheletro e scusate un attimo, ragazzi, non vorrei mostrare. Ma lo scheletro è un Matrix che si sta muovendo è mio, lo vedete sempre in mezzo alle costole e al bacino, lo evitate. Assurdo! No, dai, adesso. Non stiamo facendo una figura. No, assolutamente no. Assaltalo e andiamo avanti. Posso dire che avevamo detto che Vladimir. Io potevo. Vedi? Pronti. Attacchiamo innanzitutto. E con questo e io morto dalla vergogna non ho finito di giocare. Muore, scappa. 5, no, vieni a ammazzare lo zombietto. 5 1, 2, 3, 4 e 5 perfetto, così me lo lascio a voi due che tra l'altro scherzo non è per me, no. 8, è una sfida muoverti, attaccare o attaccare muovere? È indifferente. Posso attaccare. Dai. Sì. Un 3? 3, sì. Beh. E tu escape. Dai, ce la possiamo fare. Potrebbe morire. Muore. Sì, è morto perché uno l'ha parato, ma il secondo no. Tocca fare tutto a me. Vado fino a una vita sola. Sì. L'unico che ha due vite è la moglie. Posso sempre più. Puoi continuare il movimento, ma non puoi più fare azioni. Stanza di torture no, prego. Vabbè, io se capi, vorrei provare a non fare due scudi. Ma forse dovresti ucciderlo. Forse. Vai. Vorresti o dovresti? Un hit ce l'abbiamo. Possiamo se non succede. Vorresti o dovresti? Dovrei. Ah, morto. Oh, almeno. Poi dipende dalla voglia di essere coraggioso. Io ti posso offrire qualcosa, ora no, ma ricordatevi che nelle stanze vuote è possibile cercare il tesoro. Io sono il diavolo tentatore, ricordatelo. E tanto per dirlo, nel mazzo di carte sono presenti circa il 50% di cose negative. Master of Master 71, hai detto Andrea. Ma ti chiamo con i nomi. Andrea. Questo gioco prevede Mimic? Mimic no. No? Quindi non dobbiamo aver paura di aprire quel forziere. Sì. Ok. Può sempre esplodere. Non sarà un mimic. Non è... Allora, forse fa meno danni un mimic che un'esplosione. Ah, ok. Ecco, mi sta venendo in mente, ho giocato tanto tempo fa a D&D. Ah? A Dungeon Dragons con Mimic sempre della serie Dungeon Dragons Neverwinter Nights. Ah, ok. Mi sta dando proprio le stesse vibe identiche. Invece io letteralmente considera che quando è nato Stephen Baker gli era stato chiesto di scrivere un GDR in the box, quindi il gioco di ruolo è letteralmente quello che stiamo vivendo adesso. Sì. La vera domanda era, ora io, tu mi hai detto che posso cercare i tesori, ma io ho già attaccato, ho già fatto la prossima. Quindi l'unica cosa che posso fare è muovermi. Quindi io intanto tiro e... Cioè, vieni fino al sadomaso qua, sì? Al sadomaso. Ha senso? E cioè, questi sono elementi di scena o sono elementi scenici? E basta, non ha senso. Dal punto di vista del regolamento, se ad esempio fosse previsto un oggetto particolare dentro... Lo sapremmo. Puoi cercarlo direttamente dentro l'oggetto, normalmente è dentro ai chest, dentro ai forzieri, quindi... però puoi cercare il tesoro, chiunque può cercare una volta tesoro dentro ogni stanza. Okay. Io vorrei entrare nella stanza di fronte, faccio questa pazzia. Beh, oh, ti doveva sacrificare, l'ha fatto per noi, grazie.
grazie la nostra mille, elfa, no, grazie. Dopo aver fatto tre turni ammazzarmi, apri la porta, prendo la porta. Sta aprendo la porta. Sta chiudendo la porta. Un drago. Sta chiudendo la porta. Allora, qui c'è la libreria. Un orribile armadio. Assolutamente. Con una mummia. Ah. Ah, una libreria. La mumma. Infatti l'armadio è qua. Mamma, con solo libri di Fabiolo. Ma posso solo libri di Fabiolo. Puoi anche tornare in viaggio, però non puoi chiudere la porta. Sì, 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 è chiaro, è chiaro. Allora, io faccio così. Per il movimento, mi metto qua. Mille. Cioè, ha fatto... Ok, ho sbirciato. Ha sbirciato, Alberto. Hai visto che la cosa non ti piaceva. Allora, purtroppo, siccome conosci anche il movimento, 1, 2, 3 e 4. Dovevi completare il movimento, potevo fare un passo in più e schivarlo, va bene. Guarda che faccio! Riattacca non con 3. Non si è aspettato. Fa un solo attacco. Potresti reggere. Vai, 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 vai. Oh, no, anche no. No. Un altro danno. Anche no. La nostra elfa si prepara. Di curarti, va bene. E stiamo testimoniando la fine degli elfi. Sì, sì, io sto cercando di prendere la posta. Due incantesimi di guarigione. Tocca a te. Tocca al mago. Il mago dice che c'è un vecchio proverbio a Canisciun e Fris e adesso dovrei aiutare dall'antico gaelico. Eh sì. Esatto. Sì, sì, il dialetto di Sky. Esatto. E io che faccio? Gioca l'incantesimo e di che hai sbagliato, non ti preoccupare, butta acqua guaritrice così vedi che succede. Ops. Oh, io pensavo che fosse attivo, fosse il bagno questo, no. Invece no. Sì, no, è il bagno, è il ma bagno. Non si entra dalla porta della cucina. È che lui è già andato in bagno, devo andarci io. Allora, non farmi la cosa. L'elfo rimarrebbe da solo se io vado nell'altra stanza. Io... Però lui ha giocato già. Sì, io sono il primo, quindi... Quindi diciamo che ci abbiamo almeno due... Sì. Cioè allora abbiamo due turni di vantaggio. Allora io farei così, vado qua, siccome non mi fido degli scrigni, cerco trappole. Effettivamente nello scrigno c'è una bella trappola. Che mi sono messo lì a osservarlo. Beh, guardare uno scrigno è comunque una bella esperienza, esatto. Devo dire la verità. Esatto. Soprattutto dopo che scopri che c'è la trappola. Grazie, grazie. Vuoi raccontare per un pelo? Ce la... Ero adesso, lì per toccarlo. Adesso sarei l'unico che ti può aiutare. Giusto. Ok. Uccidi la mummia. Oppure no. Perché sgamata la trappola, cioè si attiva e a raggio potrebbe fare... No, a raggio no, non esistono trappole a raggio. No, è sempre... Sempre sulla persona che... Vabbè, allora io sono ancora salvo. Però. Se togliamo la trappola, poi dentro ci può essere qualcosa. O potrebbe avere senso che tu togli la trappola e lui poi mira dalla mano. Però tu devi correre come la merda, cioè non hai altre alternative. Scusate il francese tecnico, però diciamo che non hai alternative. Considerando anche non posso oltrepassare. Allora, il consiglio che posso dare è questo, mi pentirò. Tira sempre i dati in movimento e poi studi la tua strategia. Così lo dici, però almeno 4 non posso venire ad aiutarti. Però qui è vero, scusa. Ci arrivo? Hai ragione, ci arrivo. Sì. Pertanto... Dado. Togli la trappola. 1-1. Sì, sto scegliendo quale pesa di più. Ah, ecco. Beh, oh, se stiamo giocando con il Master of Arts, perché non mi devo aspettare qui. Ma ho portato i dadi io da casa. No, per questo è la... Ok, perfetto, la trappola è disattivata. Quindi, quando tocchi... Mica stiamo giocando. Quando tocchi il forziere, ti rendi conto che c'era un nago che riesce a far scattare senza far subire danno. Se no potevi, cioè volendo potevi anche direzionarlo verso il rabarbaro. Però ho ben deciso che no. Ma siamo fratm, cioè... Diciamo che con 3 danni d'attacco preferisco tenerlo ancora un pochino fuori. Assolutamente. Però per farvi capire che abbiamo secondo me delle bellissime skill ciascuno di noi. Quindi sfruttiamole al meglio. Tu come sacchetto della Tunico vai benissimo, Deve essere onesto. Sto rendendo bene. Allora. E anche per quello che sono fatto. No, è il verde, è il verde, è il green, è il green. È letteralmente il verde. No, è la raccolta green. È la raccolta green. Io posso cercare, quindi posso aprire il forziere. Vuoi aprire il forziere? Se oppure potresti venire a darmi una mano, però cioè, poi puoi muovere. Così. Sì. Cioè, allora, quando apri il forziere, trovi una chiave. Che ha un formato strano. Forse non c'è un prop che te la può dare. Ha un formato strano. Anche vento USB.
Effettivamente, però per te sarebbe buono, perché te vieni dal futuro. Eh beh, è vero, cioè, l'unico in grado di riconoscere la sua vita. Guarda, io posso darti un mezzo prop e un chiavino un poco diverso. Perfetto. Bello, ottimo. Trovi a te la chiave. I am the wielder of the keys. E me la metto qua come... Sì. Me l'equipaggio, è una chiave grande come il mio spadone. Beh. Se tiro fuori... Effettivamente è un... That I yellow in the keeper of the seven keys. The wielder of the seven keys. Vabbè, abbiamo conosciuto. Un master sta parlando e poi dite stupidaggine solo perché effettivamente... Andrea, chiedo scusa Andrea, vai. No. Volevo fare una battuta, ma... No, ma... Eviti. Ok, lanci da. Un misero 2. Me ne torno, non mesto, correre, eh? Non sarà troppo. La chiave pesa. Mesto alla porta. Cioè, una chiave lunga come una spada. No, pesa. Cioè, trasportarla. Pesa. Sarà un chiavone. Ok, prego. Io quindi attacco poi scappo? Penso proprio di sì. Intanto, seguendo il suggerimento di Andrea. Eh no, perché dopo non puoi scappare. Sì. Attacchi e scappa. Tutto no, lanciare i dadi e usare il movimento dopo. Okay. È quello che siamo detti. Quindi a questo punto io sto attaccando. Stai seguendo le regole. Sei un diciamo, nazi ruler. Dopo 10 stupidate ho imparato a fare un nazi. Diamogli un po' di redenzione, dai. Di redenzione mi passo un dado. Io mica mi preoccupo di lui. La redenzione di lui, questa è una sola. La morte dei cugini, no? Lo vedi? Dai. Nel caso. Un danno però. Un dannicino. Un danno. E ci sei lui ne ha due. Quattro, eh. Nel caso. Ah, vedi, giusto, è vero. Parata. Mannaggia. In realtà si gioca. C'è un signore che gioca contro di noi. No, lui sta provando a imbonirmi perché ha paura. Ah, perché avendo della sinistra giusta l'hai detto tante volte. Io comunque voglio dire. No, io muovo. Magari. Scappo, non puoi fare altro. Ma siamo sicuri che scappando fai un altro? Ah, non puoi fare altro. No, ma tu mica devi guardare. Guarda, si devi scappare. Ci sono trappole. Fino a qua. Sì, fin dove lui vedeva. E puoi farti i conti di quando siamo una mummia. Però qua. Ci siamo detti che praticamente io dovrei andare qua per non... Sì. Vabbè, proviamo. E nasce di tutto. Attenzione, cioè, tu hai fatto detect in tutto quel corridoio? Sì, tutte le volte che fai una ricerca, tutto quello che tu vedi. Sia che sia trappole, sia che sia passaggio segreto. Lui ha fatto, tocca a me. Purtroppo io sento l'odore di carne. Giovane, in realtà, come elfa... Allora, se fossi un GDR verrei da te. Ma siccome è un gioco da tavola, io vengo da te lo stesso. Certo. Attacchi me. Ah no, da te, scusa. Vuoi attaccare me? La cazzo degli occhiali mi fa... Io tiro i miei due dadi. 3. Manco uno. Per favore, questi dadi sono sbagliati. Che il mio potere magico. Chi è che ha portato sti dadi? Credo proprio la buonissima Hasbro che ha regalato. No, sta facendoci giocare con questo. Questi dadi... Vedi? Ma purtroppo sono pagati. Tocca a me, hai tentato di uccidermi, Fuoco tu. Hai tentato di uccidermi. Nonostante anche tu mi abbia salvato. Dadi movimento. Colpisce e scappa molto velocemente. Ragazzi, è molto grossa quella cosa. Fate voi, grazie. Allora, dalle mie parti si diceva carica, poi non è una carica vera e propria, ma facciamo che lo sia. Vediamo questo campione cosa è in grado di fare. E mo non ho fatto morire due volte lui, vorrei dire che è sufficiente. Diciamo che per ora il suo titolo non è ancora vacante. È ancora un tonfo. Qualcosa ha fatto. Questo è carica. Per fare un passo, diciamo un 12. Beh, sono 5 però, se non sai contare. Voi non dovresti sapere contare, infatti. Sto spadino ti deve fa male, caro Amunia. Che difendi? 4 dadi, ma te ne basta uno. Ma questo è sicurezza, ne fai due. Attenzione, sei arrabbiato. No, sono rimasto quattro, ne rimasti due. Per evitare sorprese. Però sono comunque due dadi. Parata. Mamma mia, che forte. Allora, i dadi cominciano a funzionare. Ecco. Ok, posso farlo? Cioè, io potrei potenzialmente... No. Tu me lo puoi attaccare. No, perché sto io davanti. In diagonale non puoi. E quindi... E quindi non può fare nulla. Non posso fare niente. No.
Salta il round. Potete cercare. No, no, perché il tesoro no, perché c'è il mostro. Però il mostro dell'altro sta. Ma è in aria. Cioè, io passo letteralmente il turno a. Puoi passare, puoi cercare il passaggio segreto. Ma okay. Trappole, che però trappole ho già cercate. Passaggi segreti? Sì. Beh, proviamo, se l'unica cosa che possiamo fare. Non ci sono passaggi segreti. Ma lei dice che puoi cercare passaggi segreti, non ci sono. Non ci sono. Per farti buttare il turno, diciamo. Allora, io dico sempre al tavolo: non seguite mai me. Io vi porto dove voglio io. Cioè, un potenziale enorme ma bloccato da. Dai. Vabbè, allora io tiro. Non ho visto niente. No, no, non c'è niente. Così. Assolutamente. Allora. Comunque io avrei anche degli incantesimi. A voi. Ma le devi lanciare a vista, però. A vista. Fatto quello di attacco c'era l'elfo. Però potrei arrivare qua e lanciare un incantesimo. Cioè gli utility. Che. Che tra poco ci serviranno, anche se il sonno è inutile come Pokémon. No, però ci dirà morti potrebbe perciò avere senso conservarsi. Però magari può essere utile. Allora, sì, e io dico sempre, vengo rimango morto senza incantesimi. Questo è l'unico adattato che ho, ma dirà 5 danni me lo vorrei conservare. È sempre il dilemma di chi ha la magia. Utilizzarla o conservarla. Faccio un po' di vita. Sarebbe utile usarla. Va bene, io... Facciamo le guarigioni. Io per lo show, proverei a lanciare una palla di fuoco. Vai, vai. Con violenza. Quella è utile, però è stato più utile per lei. Devi solo pararti, giusto? Adesso l'elfo lancia Fireball. Fireball copyright. E colpisco il danno dietro. Se io faccio 5-6. Gigante che la segue. Non prende danno. Eh no, è morto. E hai appiccato la Fireball. Grande. Allora, mi verrebbe da dire che la Fireball si espande e colpisce anche il nano, ma in questo gioco non è possibile. E io questo lo butto via. Se lo giri, lo chiamo. Il fuoco è diventato... Una tantum. Sì. Tutti e 12 gli incantesimi sono... E l'hai sprecato contro una mummia... Vabbè, era per lo show, per vedere come funzionava. Okay. Cioè, vuole far vedere che serve a qualcosa. Anything for views, no? Beh, anything certo, for views. Però due punti feriti, per la palla di fuoco. Bravo, Nico. È ancora costo-beneficio basso, però va bene, Tocca a me. Io non ho più... Corriamo. E allora, visto corriamo. Che sono il primo, cerco tesori. Vuoi smazzare o... No, mi fido, mostro errante. Signori, questo è un mostro errante. Mostro errante? Wow. Allora, la meccanica dei mostri erranti. In questo scenario i mostri erranti sono due scheletri che funzionano in questo modo. Appaiono e attaccano subito anche se non è il loro turno. Questi sono mostri che errano ed errano. Errano pure ad attaccare. Il primo ha errato, il secondo qualcosina ha fatto errori. Ma mi devi un danno. E il mago ha solo 4 punti colpi. Adesso ne ho 3. Beh, non questi due arrivano da qua ed erano l'oggetto del piacere del re degli stregoni. O degli signori. Hanno ancora le catene assolutamente. Facciamo io da un lato. Tocca a te. Tocca a te. Sì, lo so. Stavo un attimo concordando la strategia barbarica. Esatto. Io vado sul sotto perché tanto due movimenti ce l'ho per forza di base, matematicamente. Se volete tiro per farvi padroneggiare ancora la nobile arte del 12. No, vabbè, per poco. Ragazzi, giusto per farvelo capire. Cioè, ci fa vedere com'è che vanno lanciati i dadi. Esatto. E io attacco un lanciatore di dadi professionista, e fin di conti è campione italiano. Finché stiamo a giocare, vorrei dire. Poi finché hanno i numeri, che sono questi numeri sumeri, sì, altrimenti non. Però. Sulle mani d'Auri! Uno, dai. Uno è meglio di un Mi sa che è sufficiente. È un futuro come cantante del metal, però sappilo. Dovrebbe essere sufficiente. Vediamo. Ed è sufficiente. Assolutamente. Sommato. Auli. Allora, io se mi muovo di poco, vi ricordo che ha una chiave pesantissima. Però. Cioè, questa volta. Colpiscilo con la chiave. Esatto. Dai, non si può dire. Non si può dire un altro modo. Uno. Questo giro. O chiavistellalo. Chiavistella.
Wow! Mamma mia, lo decrudo! Assolutamente! Vi ho fatto vedere come funziona la meccanica dei mostri errati. Ripulita, grazie, grazie. Ma mancano i trabocchetti. Tutto script. Mancano i trabocchetti e poi dopo siamo a posto. Io eviterei di prenderli subito. No, cioè, un po' di volendo, abbiamo visto tu hai fatto l'azione. Esatto, volendo tu puoi cercare un tesoro e muoverti. Io non faccio mai quello che dice il master. No, sei nel corridoio. Scusa. Entra di qua. Parte da qui, tira il dado. Sì, è una buona idea. Ma il problema è che voi siete un po' lontani. Puoi fare il detect qua di qualche trappola e vedere se c'è qualcosa qua dentro. Ma se non cerca tesori solo là dentro. Fai qualche libro di Marco Montemagno da bruciare. Vabbè, allora io siccome non voglio andare avanti tutto da solo, entro qua. Ah, in retromarcia, solo un passo. È bello che tu dica, io non voglio fare tutto da solo, quando è la seconda volta che entri in quella stanza da solo. Però non c'è più niente ora. Tu lo dici, come disse il nostro Signore Gesù Cristo. E faccio, cerca tesori, vai. Quindi vuoi vedere come funziona il trabocchetto? Sì, è tutto per far vedere al pubblico come funzionano le regole. Posizione di difesa. Ha detto che era una posizione. Sono un mago. Perfetto. Hai posso tenere. Hai previsto. Se vuoi me la puoi anche ridare. Ti sei studiato la sequenza. Il pattern, esatto. Come io le ho messe qua. Sono un mago. Tocca, come do nascimento, Paolin, tocca a te. Tocca a Raulin. No, scusa, quale. No, infatti è difficile di nuovo con quelli. Io ci ho provato, a farti fare uno o due. Allora io 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Così potete passare. E cerco passaggi segreti. Non ci sono. Però devo fare una cosa. Assolutamente. Libertà. Fare calcoli come il German. Per forza. Il German tipo questo gioco qua, esatto. Oh, bisogna essere molto gestionale. Millimetrico. Io lo prendo. La nobile arte dei corridori. Si è proprio stancato subito. Io faccio, guarda, uno sfondamento. Vado dritto in faccia a Nicole. Quindi vuoi far vedere. È vero. Sì. Cerchi tesori? Puoi cercare tesori? Non so, salta sopra questo. No, cerco trappole. Non ci sono trappole. Vedi, ha sfondato. Un drittone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma ha senso. Vai, vedi il blocco, vedi se lo butti a terra. Attacco di cuore. Non puoi superarlo. Sì, sì, no, sì, sì, lo puoi. Ero qua, giusto? Sì, sì. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma sì, YOLO. Ci sono delle trappole. Amen. Anzi, no, le cerco. L'aveva già cercate lui le trappole. No, io cerco il tesoro. No, tesoro, trappole. Trappole. Non ci sono trappole. Però so con che dolcezza te l'ha detto stavolta. Perché non sembrava cattivo. Andrea, sto sviluppando un'affezione. No. No, sta preparando la tua fine. Di quello che hai il minor QI in questa. Dai, vecchi, se tu sapevi che qui c'era una trappola, sfondavi l'armadio e lui ha l'affezione per l'armadio. Sì. Perché poi si rovina la miniatura. Sì. E in tutto questo io vi ho aspettato e sto ancora là. Che ora che faccio? Devo aprire io la porta. Ognuno artefice del proprio destino. Sì, sì, tu aspettare noi non ce la fai proprio. Fai come hai fatto prima, apri e ti scassi. No, fallo. Non ce la farai mai. Ah sì, ci arrivo. Vai. Quindi la stiamo aprendo. Sì. La stai aprendo. No, aspetta. La stai aprendo. L'ho scantinato. Hai scelto tu. La stai aprendo. Però mi sembra un buon piatto. Tieni presente che se ci sono mostri attaccano e poi giochiamo noi, quindi mi sembra un buon piano. Vabbè, allora io mi metto qua. Questo è un piano migliore. Bello. Okay. E tocca Aulin. Aulin, un gruppo di coraggiosi siamo. Ma il master non attacca finché non ha... Ok. Che pia la corsa Aulin qua. E non è il master quel concetto. Ha chiamato il signore dei stregoni oppure un servo. Andrea, master... Apro la porta! Master 71, signore dei stregoni. Un nome che è lungo anche in sigla. Sì, che serve un libro. La porta trema davanti a me. La porta trema davanti a te. Mi viene in faccia e si apre. Davanti. Ta-da.
25 scheletri in bagno. Sono delle scheletruzzi 8, 9, 10 che aspettavano di uscire. Lo so, era solo un modo per farmi uccidere prima. Attenzione, quindi si può spezzare il movimento adesso? No, la porta è l'unica azione che può no, fare. La porta è gratis. Ok, ok. Perciò sono andato più sicuro. Ma adesso sono loro che verranno a uccidere gli scheletri. Ah, ecco. Guarda. Guarda, quella è una bellissima porta marrone. Fino ad ora hai fatto, visto, ora hai fatto 10-12 no, hai fatto 10-12 ma poi c'era un qua, io sto cercando di aiutarti, tu mi gufi, no, guardalo. No, senti. Quasi infatti, infatti ti ha gufato bene. 1, 2, 3, 4 mannaggia, non ce la faccio ad aprire la porta, mi sa che resterai solo a morire. Hai visto? 5, 6 e il settimo è proprio qua. Proprio l'agguato, mi piace. Bardavo. E... ah, ok, devi fare un po'. No. Fai qualcosa. È a dire... pa! Pa, cioè... Se non mi dai il tempo... Con un urlo bovino, Bobe. Passo al turno. Boverlo, perché... 11 di oh, ragazzi. Finalmente. Sì, ora, il Barbaro. 1, 2, 3... Questo quanto quello che ho fatto? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, andiamo a menare. E posso anche mettermi qua? No, qua. Un po' questo è 10. Sono a 10 qui. Metto qua così da attacchi, Ma metto qua allora. Fai la tappo però. No, perché no. Noi possiamo scavallare. Ah, sì, possiamo scavallare, sì. Guarda, gli sto sui piedi e attacco. Mi lo tieni fermo, vuoi piedi e lo attacchi. Tanto, io mi voglio muovere. Faccio del bullismo sugli scheletri. Come te, penso che non ti muoverai più. Spero di muovermi. Credo di no. Va bene così. Seccato. Il primo esplode. A posto. Prego. Allora, io... vabbè, una volta devo morire. Io sono il tank. Non ho tirato, però spero di fare almeno 3. Va bene. Ok. Almeno 3 era, almeno. E... fare un altro passo. 4. Se no... però non puoi attaccare. E poi attacco. Fa vedere. Guardalo! Wow! Cioè, non ho bisogno di impegnarmi, no. Cioè, ora... tutti i German che hai giocato quest'anno stanno, cioè, stai ripagando il posso conto tranquillamente, di tutto quello che mi faccio portare un libro, qualcosa di lettura, brutalità, cioè. Ma ci sarà un perché non gioco mai ai giochi dati. Siamo complementari, dai, siamo perfetto. Complementari. Quindi adesso tocca a me, però. Perché c'è la cazzimba, capito? Però vedo vedo che siamo in buona compagnia oggi, assolutamente, i dati non sono in me. Ma questo mago si può far fuori. Stiamo facendo un dungeon alle 5 di mattina, quindi siamo tutti stanchi, anche gli scheletri. Ma dipende cosa hai fatto la sera prima. La play ovviamente. 4, 5, 6. Vai! Mago di punto. Dai. Questo dai, benedetto dai. Mago col suo bastone. Sting. Ma perché rompe le ossa? Cioè, ragazzi, ha fatto più kill lui che te. Questa stanza è chiusa per sempre. Non esiste. A meno che non scopriamo passaggi segreti a cui via. Comunque, ho fatto la mia seconda vittima. Così, per segnalarla. E non solo, ci puoi entrare dentro attraverso un incantesimo che permette di passare attraverso i muri. Ma se ci termini il movimento. Muori. Saluti. Saluti al barbaro. Non hai attraversato la pietra. Tu lo senti, ma non è così. Hai fallito l'attraversamento. Bene, tocca a te. Facciamoci sti 9 metri qua. 7. Allora con 7 piuttosto. Io vedo adesso tutto questo. Sì, vedi sia a destra che a sinistra e non vedi altro. Quindi non c'è. Gli elementi scianici nemmeno porto. Nemmeno mostro. Però una trappola sì. Sì, non ci sono fatto. E sono contento così. Quindi cioè, blocchi, cioè, hai guardato solo qua? No. No, a vista. Ok, perfetto. Però tecnicamente, vabbè, perché dovrebbe essere qua per perché... Ok, allora. Vai in esplorazione. Puoi fare altro? No, io ho fatto. Se mostro e esplorato. 4. Molta calma il barbaro. E
Io blocco la passata. Cosa fai? Io vado a cercare, ma è inutile. Cosa cerchi? No. Cioè, che altro ci può fare? Cercare trappole? Ah no, le è già state già sì. Puoi fare passaggi segreti. Non tesoro perché sei in un corridoio. Non ha senso, posso anche passare senza aver fatto un'altra azione. Cerchi passaggi segreti? Vabbè, passiamo per lì. Non ci sei. Vabbè, però almeno. Sei sicuro? Grazie. Il buon master. E io comunque mi trovo sempre molto true neutral. Sì, true neutral. Chiedo. Perché sorride, capito? Sì. il vero neutrale sorride sempre. Il famoso meme è quando il master ride. È troppo. Cioè, okay, quando ride e non sbatte le dita, va benissimo. Eh sì. Ok. E ho fatto. Potrebbe avere i dadi in mano, non può farlo. Tocca al mago. Io ho una vaga idea di cercare passaggi segreti e quindi cerco passaggi segreti perché sono mago. Sono mago, eccola lì, l'avevo chiamata. Bene, c'è la tomba, ragazzi, c'è una tomba. Che si fa? È un elemento scenico che non hanno reso con della plastica. No, nell'espansione è presente, questa è una delle quattro tombe presente nell'espansione. E praticamente fanno parte dei token. Metto qua l'espansione, come vedi, rispetto alla scatola base. Hanno puntato sempre a metterci tantissime miniature, quindi hanno aumentato la quantità di scheletri, che sono proprio scheletri mummie, che sono puntate un po', allora. A livello di interazione la tomba? Se vogliamo cercare, cerchiamo. Se volete cercare, cercate. Se il volete... problema è questo. È che io gioco prima di te. Quindi io cerco pure. Se troviamo qualcosa dobbiamo aspettare a me, però. Perché sennò ve la prendete in the face. Infatti, completamente. Ma io posso andare avanti a camminare? Qual è il problema? Bravi, camminate. Allora io cammino all'indietro. Interagisci? E cerco trappole. Perfetto. Quando no, perfetto, perfetto, però no. Perfetto, non è perfetto. Non vedeva l'ora. Perfetto. Sì, no, la tomba è... Ci vediamo domani, ok? A me la cintura sarebbe la risposta giusta. Quando tocchi la tomba per cercare le trappole, ti rendi conto che la tomba stessa è tutta una trappola e noti anche del leggero movimento. Credi di cavartela da solo oppure devo tornare indietro? Credo che mi sono mosso fino ad arrivare lì e cercarmi la morte. Arrivo. Vabbè, torno indietro. 5, 6, 7, 8. Va bene. Sappiamo che è una trappola. Okay. Cioè, mo. Si può disinnescare la trappola? Io. Solo lui. Quello che dicevo prima. Andate avanti, ci arrangiamo voi. Credo che si possa. Andiamo avanti. Nel senso. Allerta, però ecco. Prudenza, separarsi forse non cioè dividersi no. Comincia a essere meno true neutral. Sì non vede l'ora lui. Allora mettiamolo giù così, è il 1989 e noi ragazzini che stiamo giocando a Hero questo in questo momento non possiamo separarci. Ok, da grandi magari c'è questa bellezza, sì, però dici io sono un eroe. Stiamo gettando le basi per la sesta stagione di Stranger Things. Se in qual caso la Netflix ti stesse guardando, voglio diritti, anzi ce li dividiamo per noi. Assolutamente, non solo, ti dico anche. Una piccola nota di colore: quando uscì la prima versione del gioco nell'89, sì, la prima avventura si chiamava Il Labirinto. Ma successivamente si resero conto che non era, loro spingevano per essere un gioco collaborativo, sì, ma non veniva giocato così dai ragazzi e quindi cambiarono, la trasformarono con il nuovo nome La Prova
allungando alcune cose, dove spingevano molto la, cioè la collaborazione, perché l'avevano inteso come quelli che oggi vengono chiamati famosi aumate, tra picchia, vena, però, però succedeva che senti meni ti menano, cioè, e sei solo. Sì, lo dice uno che ha provato l'unico anche slash provato da Bloodborne per 15 minuti, mi hanno menato nel tutorial, sono morto e ho detto no grazie, però almeno qua... E hai giocato a no grazie apposta là, quei centini. Però appunto le meccaniche sono fatte in maniera tale dove viene spinta molto la collaborazione, sì, sì, quindi... No, è vero, splittare vuol dire che... Esiste un hack and slash in cui muori nel tutorial. Beh, no, allora, su Bloodborne sì, credo. Dark Souls altrettanto. Sì, sì, sì. Ah, non sono anche slash. Sì, ma io sono un brocco. Sì, io sono un brocco completo. Muori e basta, quindi sì, in cui sì, muori. Sì, sì. È più no, il Souls-like ho detto, non videogioco tanto, ho provato una volta, no, grazie, a posto. Pensa che c'è un gioco di ruolo che hanno fatto, la mortalità durante la costruzione della scheda. Non è l'ultima torta. Che è Dungeon Crawl Classic. Ah, che sì. Quando costruisci la scheda, se fallisci un tiro, muori prima ancora di aver completato la scheda. Quindi sentite che si prova un boost. Ma quello che giocava è bello anche questo, no? Elfo. Vai, vai. No, elfo, tocca a me. No, no. Io mi sono mosso, mi sono detto qua. Faccio questi 3 metri. Il mago viene a darvi una mano. 2, 3, 4, 5, 6. Così ho in vista almeno... No, 7. Così ho in vista tutti e due. Perfetto, non c'è freddo. Ed il mago è molto scaltro. Ci siamo troppo spostati, insomma. Potremmo trovare dei soldi. Vuoi mettere in palio o no? Ti vedo i tuoi occhi caso... sotto i tuoi occhiali trasudano la volontà di mettere in palio, di giocare con la sfortuna. Perché ti ridadi? Mi rilassa in realtà. È il movimento più che i dadi in sé, che è molto familiare. Aiuto, salutatemi per l'ultima volta. Disattivo la trappola. Bravo. Però serve questa. Lo so. Aggiungila alla mano. Mentre la mischia. Tira tutto insieme. Oh. Ah. Allora, la trappola è disattivata. Ma quando disattivi la trappola... il coperchio si apre e dal coperchio esce la più bastarda di tutte, ovviamente una mummia che purtroppo avete occupato tutte le posizioni, quindi esce, è come se fosse un mostro errato, ma non ti attacca subito. Sei fortunato. Però l'hai messo sulla sua miniatura, quindi c'è tutto. Ah ok, è comunque un... cioè non ci si può mai interagire con i nemici. Nel senso, tipo dici... Allora, okay, nel senso. Vorrei ricordarti che con la mummia punti mente zero, quindi... Ah no, ok, devo guardare quella. Puoi provare a fare parlé. Bisogna vedere se lei fa parlé o menè. Direi che si è appena alzata, dalle il buongiorno. Esatto. Non me la racconti giusto a me. Vado con l'attacco. Beh, uno c'è. Quando è andato? L'obiettivo non era fare tutti i tagli diversi, non è no, è un cazzo. Non lo con le due ha tirato. Con le patate. Tocca a te. Oddio, guarda un po'. Io mi sposto, non so, una bella fare di la G. Non lo so. E ti puoi spostare. Ah, posso spostarmi. Movimento sì, Non domani. C'è un attacco di opportunità in Nero questo. Posso anche non farlo, posso muovermi sopra la tomba? No, gli elementi scenici non possono essere validati. A casa puoi fare tutte le regole che vuoi, però da regolamento. Se questo rappresenta un... vabbè, non ha senso che mi muova. Cioè, se Nicola può attaccare da qua senza... ignorando il mio corpo... No, no, non può, perché ti blocca la linea di vista. Possono attaccare. Uno, due. Però posso, permesso, scusi, visto che è anche abbastanza angusto, mi butto di qua. Prego. Ma perché io mi devo andare a mettere la... No, in infatti, non scendi. Sai che mi avete appena ucciso? Ti ho appena ucciso? Sì. Il compito del tank è fare il tank. Allora, non liberare la strada all'attacco del mondo. Sì, tank, rimango là. Allora, se si può vedere il terrore che sta prendendo il suo figlio. Ma io mi fido della mia potenza. Beh, allora, di dati per proforma, allora, facciamo così. No, no, faccio il tank, è giusto che se succede. Vediamo che succede, non che è succede. Detto che mi uccida, non è detto. Anche perché noi abbiamo così. Detto di stare insieme, non abbiamo detto che non possiamo morire da corpo 4, va bene. Stare insieme
non avete specificato vivere insieme. Esatto. Trasportare un cadavere di un ex amico è sempre un modo per stare insieme. Lui che muove a morirsi, cioè vogliamo dire tutto. Non la vedo questa cosa. Lui è lì che ma entro o non entro, vengo o non vengo. Guarda, se ti sacrifichi sempre ti devo curare prima o poi, quindi... Cioè, questa è corruzione, no? Un e tempo che la corruzione verso il signore degli stregoni, qui è corruzione fra giocatori. Io non sto tirando per i dadi, per quello, non mi sento fortunato. Potrebbe essere l'inizio di una redenzione. L'ho fatto. Vabbè, vediamo. Dai, anche le spalle, quindi sei convintissimo. Sì, rovesciato. Ma perché sta facendo con la spada? Ah, Parakiri, mentre colpisce anche. Ok. Ok. Il problema è che lui ha 4 difese. E 2 punti ferite. Basta uno? Cominciamo a preparare cura del corpo per l'Elfo. Vabbè, ma è un cooperativo. Lo vuoi tutto insieme un pezzettino per volta? No, non devi avanzare un pezzettino io per volta. 2. Aia. Vai, vai. Questi due scudi. No. Uno solo, no. Vabbè, un colpo però. Allora. Due scudi sono 10.000 lire, quelle sono 5. Io curo l'elfo. Mannaggia i maghi. Ci ho provato, ma tu l'hai salvato. Dopodiché è tutto? Sì. Dopodiché mi sposto così faccio entrare pure il barbaro. Wow. Troppa grazia. Cioè proprio ti sposti, eh? Detto non è proprio il caso. No, io sono contento, devo dire la verità, sono contento dello scenario che ho creato in questo momento. Non possiamo fuggire e lasciare che ci insegua? Sì. Per fare una situazione fuggite sciocchi, ma ci lascia il mago. Il celebre Yoda del film Star Trek. Esatto. Però tu c'hai 4 movimenti. Che è di Rowling, di Rowling. Sì, di Rowling, tratto dal, come si chiama, dal libro che è poi tra l'altro in teoria guida galattica per autostoppisti. Vediamo quanta gente riusciamo a far incazzare live. C'è qualche commento di odio nei nostri confronti, giustificato? Di olio! Qualche commento di odio, sì, nei confronti di qualcuno? Ma no, perché fortunatamente le persone sono tutte qui a giocare. Grazie al cielo. Cioè, gli unici che commentavano negativi sono qua al tavolo tutti insieme, quindi... Ok, allora, e più che altro normalmente i commenti negativi sono sempre nei miei confronti. Noi siamo i nostri peggiori nemici. No, esatto, la gente tifa per te in realtà. Allora, io sono uscito, mi sono messo appena fuori, e così, comunque lui c'ha 4 di movimento di casella. Quindi comunque Marco non lo prenderebbe e all'occorrenza esce detto per diritto agli occhi. Ascolta, torno io lì, dai, perché sono l'unico che ha 3 dadi e può avere una chance di fargli più male. Ma non tocca a te. Tocca a te. Ah, io ho fatto. No, tocca a lui. No, tocca a me. Sì, ma però non posso. Ascolta, spostiamoci e fine, dai. Fuggiamo verso e ci insegue questa mummia. Cioè, dobbiamo ammazzare un re degli stregoni. Magari se ti sposti, io poi lo attacco e mi sposto, però la tecchia. Ah, non c'è bisogno che si sposta. È ancora convinto di riuscire ad attaccare. Allora, esatto. Intanto facciamo 5. Vabbè. Per noi siamo friends. Io bloccherei la porta. Cioè tu sei là e fai il blocco di porta. Tu provi a ucciderla e... E non faccio altro. Non ha senso fare altro. Il mago morirà. No, perché adesso l'elfo... No, guarda. Vai, Nico. Guarda. Non ci arriva, infatti. Lascia stare. Ha fatto scudi di un altro tipo. No, io me ero preparato. Cioè, lascia stare proprio, guarda. Quindi io faccio questo. Oh, perché lasciate la festa? Anche qua, regole di disingaggio particolari non ce ne sono. Allora, si chiama... La volontà era di fare il GDR in the box, quindi era solo per far respirare l'aria, non con tutto. Ma non per farlo. Non con tutte le aree. Arrivo da molti dungeon crawler, quindi forse c'è l'abitudine di... Sì, assolutamente. Questo qua è il padre di tutti i dungeon crawler. Che ha fatto? Mi sono ritirato. È andato a ritirato per deliberare. Ma se proprio facciamo come Benny Hill, cioè tipo noi che scappiamo e lui che esce da quella stanza, che prima poi becchiamo altri di faccia, quindi... Ma il concetto è quello lì, scappare. Benny Hill dice vabbè, lasciamoli, tanto lui è lento, sì, poi arriva di là un ostacolo e il lento piano piano. Ah, ci sono degli eroi che hanno attacco agitato, tipo un arciere, cose così. Devi trovare gli oggetti, poi sì. Ah, ok.
trovare o comprare. Tra una missione, tra un'impresa e l'altra, quello con loro che caso, trovi cercando di tesoro, è possibile comprare. Quello è il danno e devi salvarti dal danno. Del ma caso. È una cosa ragazzi, insolita, però. Questa non è la prima mummia che sdraiamo. No, no. Però, no, no, però la seconda lui l'ha sdraiato, la prima l'ha sdraiato con una palla di fuoco. Questa si piglia un danno, finalmente. Due punti vita, uno non si però significa che se tu adesso fai finta di non fai quello che gli fa, se ti abbassi i pantaloni gli fai vedere il ginocchio, arrivo, fai quello per cui sei venuto qua, presenta il tuo tanta, ginocchio che sui denti, quindi meme, con tanta veemenza arrivo il super Chad guerriero, vediamo cosa riesco a tirare fuori. Una mina. Comunque siamo dei fenomeni. È abbastanza. Sicuramente vi chiamerei come compagni di battaglia per sopravvivere. Cioè, nel senso se puoi farci una virimo. Nel frattempo non ho subito una ferita, però Andrea. Sì, quindi... ma io infatti l'ho marcata. Ci sono teschietti apposta per. E qui anche fra un turno e l'altro le bestie non si curano. No. A meno che non ci sia un incantesimo del terrore. Io sono un pignolo, devo stare zitto. Che... alcuni maghi, alcuni personaggi come lei, che lui sta osservando da tanto, lei o lui, hanno degli incantesimi. Chi ne ha pochi, chi ne ha tanti, che magari hanno degli effetti particolari, fanno molto male. Okay. Va bene, io ho tirato il mio dado, i miei dadi, e mi sto muovendo. Sarei tentato da andare. Vai. Esploriamo. No, ti ripeto. Intanto veramente qua ce l'abbiamo noi due, che almeno 8 danni ce l'abbiamo. Sì. Quindi io quello fare 1, 2, 3. Tu lanci con 5, 6 e cerco il tavolo. Esattamente. Proprio qui. Lì e accanto a quell'altro dito. No, no. Così. Ah, ok, davanti. Ok. Va bene, allora io ho fatto. Bella mossa. Si attacca la rumba. Allora, io sono un amante del caso. Ti passi un dado rosso. Vai. Andiamo. Dano Barbaro. Allora, io vorrei la cintura, punterei la cintura, però lasciamo il caso, dai. Vai, lascia. Attenzione. Pari e dispari. Ok, va bene. Pari, tocca a te. Quindi, ti rivolta verso il barbaro. La mummia in qualche modo. La cintura è troppo bella, ma è. È mia, eh? È il mio tesoro. Serve neanche che lanci. A posto così. Assolutamente. Io continuo a usare il mio scudo magico e tocca a me. È il six pack che l'ha spaventato. Sì, assolutamente. Il capezzolo mancato. In realtà ti mancano entrambi. Tu lo sai che se... No, il barbaro non ha i capezzoli. È troppo muscoloso per averlo. Si può dire diretta. Capezzolo è una parola italiano. Mitfolless. I dadi. Prego. Dangle. Forse è spaventato per quello. Faccio. Poi sono due simpatiche trappole. Io potrei fare così, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ah, fate tipo i leoni davanti alle biblioteche, una da parte e una un'altra. Bravo, mi sembra giusto. Beh, guardatela per bene questa trappola. Adesso giocate così con le sono belle, si muove il pavimento, però... Però funzionale. Allora, sei stato risparmiato la mummia, vedi di seccarla. Abbi la decenza di seccarla, Bob. Beh, se mi lasciate i dati del master... No, fammi prendi sua. Per piacere. Pronti? Questo è uno spirito, vedi? Dammene un altro ancora. Meno male che ogni tanto ci proviamo a fare qualche danno. Quello io l'ho fatto io. Però che attacco sarebbe stato, ci avrebbe fatto proprio arato. Queste me le asservo per dopo. Va bene. E ammazzarlo sarà qualcosa, no? Liberarsi da un problema. Ma se ci muovessimo di qua, muove. Però loro sicuro qua hanno esplorato. Se dobbiamo andare di là dobbiamo aprire una tarantella nuova, ma soprattutto 2-2. Lui non dico che sta per morire. No, l'hai curato? No, io sono full. Io ero full. Ah, giusto, curato al massimo. Ma okay. Sono io, ma figura. Ok. Sei ferito di uno. Di uno. Tre. È il peso della. Heavy lies the crown. Uno, una, due, una, tre. Aspettatemi un attimo. E non faccio niente. Vado qua, cerco il tappo. Scusa. Anche... Allora, io mi sono confuso con la vostra statuetta. Infatti pensavo di aver lasciato lui nella merda. No, ero io. C'è una trappola proprio alla T.
Ma con quello che si segnano con dei... solo quando li sgami. Solo quando ci monti sopra. Vanno indicate e cosa... perché? Perché giocando te potresti andare a giro, scordarti che c'è la trappola e montarci sopra. Per cui i due leoni della biblioteca effettivamente servono. Hanno una loro utilità. Hanno una loro utilità. Come le cariatidi, vabbè. Tocca a me. La cariatide. Vabbè, tu hai cercato o no? Sì, ho visto che c'è la trappola qua. Non ci sono trappole. Dove qua. Sta la trappola? Ah là, quindi il corridoio è libero. Vabbè. Attenzione. Ma qua che vedo? Purtroppo mi devo alzare o se no posizionate voi le porte. La trappola non era qua. Era qua. Era qua. Qua, qua, qua. Ah, era qui. Ah, ma lui vede le porte. Qua? Dove? Qua? Qua. E in fondo ci metti un masso a bloccare la porta. La porta o qua? Sì, scusami, non la porta, è passaggio. Passaggio, il corridoio. Anzi, è questo il masso, quello lì è il masso cadente. Giralo. 7, 8 e 9 e cerco trappola. Sì, ti fermi un attimo perché lì c'è un'altra porta. E non ci sono trappole. E mi alzo troppo. Signori, la vedo. È un triste. Blocco a muro. Mi sa che l'hai visto. La vedo triste. Allora, abbiamo capito un poco di cose. Io qua per ora me ne batterei la ciolla, come si suol dire in francese. Aulin, mago, vede tutto, sente tutto. E disturba tutto. Dice, maledice. E predice. E predice 8. Bravo. Vedi che la pensi come me. Cerco trappe. L'ha già cercata lui, Ma l'hai cercato tu qua. Sì, l'ho detto che. Scusa, non l'ha cercata qui. Ma lui l'ha cercata di mano. Ah, ok. Però cerca passaggi. Cerco passaggi, allora, sì. Non ci sono passaggi seri. Ah, fugare ogni dubbio. Assolutamente. 10. Entrando? Sì. 5, 6, 7. Apro. Apri? Sì. E apriamo. Iolo, Iolo. Sì, eccolo là, Iolo. Vabbè, ragazzi. L'ha avuto tutto il tempo. Apri V. Dì la verità, la stai aspettando questa. L'aspettavo, la bramavo. Siamo dentro le tempistiche, eh? Assolutamente. Vogliamo morire, sì, è vero. Aspetta. Apri, e ora si posiziona il tutto. Aspetta, che faccio così. No, una cosa che... Intanto c'è Anzolo, una porta. Quello è Anzolo criogenizzato. Sì, quello è Anzolo. È una porta di uscita, come se salisse ad un livello superiore. Ok. Somiglia pure al simbolo del Mandaloriano. Sì, è vero, verissimo. Assomiglia al simbolo del Mandaloriano. Litosauro molto. E all'interno della stanza ci sono delle ossa. Quattro scheletrini che stanno giocando a poker, poveretti. Niente. Vabbè, dai, no, cinque. C'è una festa. Un rave. Continua a prendere pupazzi. Ah, ok. Ragazzi, è così, eh? Ragazzi, qua c'è... Ma se richiudessi questa... Non si possono chiudere. Benissimo. Ah, ecco, perché posso dire che sto dicendo che c'era una mancanza di simmetria e non ti si addiceva. Cioè, la simmetria secondo me è ideale. E tra l'altro sta guardando il muro, quindi prendete questa posizione. Non solo, c'è anche lo spazio per entrare e andare direttamente da lei. Sì, sì. Bene, questa live è finita. No, abbiamo 20 minuti. Ah, per morire. E vi dico solo che io... Ho un mazzetto di carte. Lui lo sa. Va bene che ce l'ha un mazzetto. È una questione di onore. Di usare incantesimi. Esatto. Che famo? Io suggerirei di toglierti dalla porta. Io in realtà devo ancora fare un'azione attacco. Entra attacco. Mi metto qua. Entra attacco mai nella vita. Non in queste circostanze. No, adesso no. Elfa! Camizia! Ci prego il proprietario della Yaris Rossa pagata a Firenze Palermo 737. Giudico di Borno, pregato di nuovo in mezzo con la massima urgenza. E vedo il proprietario della Yaris Rossa, la targata Firenze Palermo 737, Zurigo il Borno,
deve di nuovo in mezzo con la massima urgenza, altrimenti verrà promosso in maniera coatta. Grazie. Maniera coatta. Maniera coatta. Oh, devi levare la macchina. Hai capito? Hai capito? Leva la macchina. C'è sta la macchina, devi spostare la macchina. Vabbè, bene. Allora, io oggi sono spostato anch'io prima che mi muovevano in maniera coatta, mi sono messo qua. Abbo, ma mi sa che Andrea in maniera coatta si muoverà, eh? Vai, tirali tutti, prima di prendere altri. Mi servono. No, perché per come avete fatto il primo scheletro si muove e esce e va verso il rabarbaro. E va bene così, eh? E fa due attacchi. Vorrei ricordarvi che mi sono asservato i miei colpi migliori alla fine. Mentre io sto facendo la mia storiella, sì. Ok. Due attacchi. Due attacchi? Due colpi a segno. Uno a uno è parato, un secondo a vecchi. Senti, ma e altri due. Si lascia ancora. Pronti di parte. State serie. Allora, pronti. Tanto due non posso. Uno parato. Non posso fare. Anche se no, uno non lo usa, ti basta tre. Quindi, tocca al mago. Ah no, aspetta, erano due attacchi, quindi mi attacco una volta e una seconda? No, no, è due colpi. Ah, in quel senso, ok. Tocca al mago. Domanda perché... Allora, in teoria loro si spostano e creano, scusami, creano... Sono attirati in maniera... dell'amore. Sono attirati il trenino dell'amore, sì. È capodanno. Basta. Si spostano perché sono attirati da... Posso castare su di lui? In teoria no, perché appunto. Non ce l'hai a linea di vista, dovresti fare tutto il giro. E allora faccio così. Vento impetuoso su di me. Dadi. Quindi raddoppi i tiri dei dadi sperando di arrivare. Di arrivare alle spalle. Bestia! Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e ne devo tirare altri due. Mamma mia, che faccio 3. Che giocata! 2. Due Ninja Masters. Cioè questa è chiamata. Vabbè, però comunque ho fatto parte di quello che devo fare. È tutto qua nel piano. Tu avanzi un altro po'. Eh no, aspetta. C'è la fila. Posso pure venire contro io. È vero, è vero. Quindi, hai assolutamente ragione. Attenzione però. Sì, sì, vecchio, dai. Cioè, voi giocate al nascondino. 6. Basta. Sì, per forza. E basta. E sì, faccio disco inferno. Disco inferno. Movimento. Ok, muovo dopo, attacco intanto. Sì. Lo scheletrino. Io comincio ad aver paura perché tu muovi dopo l'ultimo che tra... è la prima cosa che ho pensato. Non ha capito che ci devi dire. Beh, parali. Dammi lo scheletro. Parali. Non tira. Use. Bye bye girl. Come si, allora. Si difende con due e basta. Un attimo. Francesterella. Allora. Oppure. Esatto. Se ti sposti. Io. Vedi che c'è la cosa per menarmi. Ma mi soddisfo tutto. Tu non ti muovi. Potresti spostarti qua. No. Sì, no, così assolutamente, vabbè, tanto vi stringete una morsa, una manovra. Non neanche lanciare i dadi, so. Sì, ha più senso, ha letteralmente senso. Tu dovresti muoverti qua. Cioè, tu devi fare uno, non devi dire la manco, capito? Tu dovresti avere, Io faccio questo, non lo posso dire. E poi faccio coraggio a Francesco. Coraggio a me. Ottimo. Però la prossima volta che attaccherà non è che ce lo vogliamo tenere per questo, l'ho pensato. Io terrei per lei, sì, però... Sì. Per lei è una stregona. Allora, lei? È una lei. Magari c'è Cassandra. Sì, non è un gender, non c'è un gender su io questo. No, però no, voi state cercando Cassandra. Quindi... Cassandra, scusa. Sì, siamo degli inclusi. Rimaniamo nel... Dunque. Senti, no, me lo tengo, quindi passo. Vieni. Ok, 64 scheletri. Assolutamente. E next. E fai. Si sì, attacchi. Sì. Vai. Pari io, dispari lui. Non avevo dubbi. Un colpo. Ma fino a 7 stai coperto. Non temere, c'è il potere del mago. Ma il potere del mago non ci arriva, non riesce a curvare. Io comunque un po' di difesa, mi manca altro. Pelle, cioè attraversa la pietra sul nano e poi mi sposto.
e vengo a supportare l'elfo. Bello. No. E il nano scappa, cioè esatto. Li fai entro qua. Senza allora entro, faccio due direttamente. Dalle tante mazzate. La statistica della Vicone è un mostro creato, vi dico, a 4 attacchi e 6 in difesa. Come sono anche da 6 in difesa. Che Sandria è sbroccatissimo. E allora facciamo così, ti disattivo trappola. Ah, però potresti uscire da questa porta e dirizzare. Sì. Se vedo malacqua, sì. Questa è la statistica. E 3 punti corpo, 6 movimento, 4 attacco, 6 difesa, 3 punti corpo e 4 punti mezzo. Adesso dobbiamo sfondare. E cominciamo, vediamo che succede. Non è esile, diciamo. Ma chi sei su due tetti? Mamma mia, che bomba! Allora, amore, lui ce n'ha 6. Lei. No, lui tu. Ah, io sì. Però lei ce n'ha 6. Noi ci proviamo. Però uno ci prova sempre. E per adesso 2 mazzate le ha prese. Mi sembrano chiari. Ma se facessi The only one, ce n'ha uno solo. L'unico vero campione al tavolo. 7. Effettivamente sta dimostrando di essere valido. Sì, di mantenere la cintura. No, perché può passare solo lui dalla pietra. E allora sfonda e poi entra. Ok, ok. E allora non ce la fai. Dobbiamo bloccare l'ingresso. Il problema è che adesso dovrebbe sfondare lui. Sì, può sfondare l'elfo. E la schiena muore. E ho fatto 7, quindi faccio 1. No, non puoi. No. No, rimango dov'è? Sì. Per sfondare all'elfo. Vai. Quindi provo a muovere e a attaccare. E attaccare il primo. Vabbè, non mi muovo. Cioè, non ti vedo dare i movimenti. Sì. Proviamo a fare schifo. Attenzione, ho fatto un teschio che non ho mai fatto, non siamo. Potrebbe essere l'inizio della risposta. Esatto. No, niente. Allaghi. Di nuovo. Niente, Marco, io ci ho provato. No. Ho fatto benissimo. Lo so che tu ci credi, ma... Ok, io lo so. Allora, io lancio sonno su di te. La mia. E io non sono elfo, purtroppo. No, allora puoi subito provare a spezzarlo tirando il dado. No, e devi fare 6 per ogni punti mente che hai, 6. Però i nani sono famosi per non avere tanti punti mente. Quindi sono 3 dadi. Vai. Questi sono 7. No, devi fare 6 col singolo dado. Ah, ok, scusa, allora quindi, errore di sbaglio. Scusami, magari è un errore di dizione mia. No. Questi sono 5, non va bene. Quindi, no, basta, ho già tirato 3 dadi. Ah, me ne hai presi quei 2. Ci ho provato. Mica stiamo a giocare. Quindi, tocca a te, tocca al mago. Però tu stai giocando con me, la differenza è quella, capito? Slip? Quindi è ignorato. Ok. Sto pensando cosa fare. Fammi prendere i 3 attacchi e andrei fuori visuale. Ti dico anche che se dormi non piglio pesci. No. Non ti difendi. Lo so, ma quello là ho ben chiaro. Però posso dire la verità. No, 2 spezzate glielo date. Capisco che sarà ingiusto per il mio corpo, ma il tuo intanto l'hai fatto. Dal punto di vista narrativo è giusto che io muoia così. Dai, hai detto che tu muori, che tu muoia. Certo, anche questo è vero. Assolutamente. Devi fare almeno 2 attacchi comunque. Quindi. Cacchio, mi serve questo. Mi sposto. Perdonami. Qua. Posso lanciare su di lui? Sul barbaro? Sì. In teoria se è davanti. Poi è bloccato. Però ti fa il contrario, lancia. Allora prima lancia e poi dopo ti sposti. Pelle in pietra di dadi in più quanti? Uno. Uno. In difesa. Fin quando non subisci il primo colpo. Ok. Bueno. Ma siccome lui vuole killare me. Allora tira perché te puoi uguale la stessa cosa. Ora al tuo turno puoi
riprovare a uscire. Spezzo 1. No? Spezzi 2. Spezzi 3. Tutti i 6 di prima. Tutti i 6 di prima per muoversi, quando non servivano. Tanti tutti là. Però i campioni si vedono nel momento del bisogno, ricordatelo sempre. Esatto. Quando sarà il momento giusto. Quando state tutti a un punto fede, io mi sveglio. Vabbè, più eroi. Io potrei entrare e sfondare. Cioè, potrei... Elfo? No. Cosa fai? Barbaro, cosa fai? Cosa posso fare? Metto qua. Non posso fare niente. Non posso fare niente. Devi sperare che lui uccida e entra. E entri. Ma lui ucciderà e entrerà. Vai, vai, vai. Vai, che faccio due scudi, sicuro. Uccidiamolo. Non chiamarli, ma non chiamarli. Allora, spostati. Allora, sì, l'attitudine. Qui sarebbe, spostati. Qui sarebbe bello sentire la chat. Però non penso che sia, che sia interattiva. Facciamo attaccare dalla maga. No, sarebbe. O facciamo attaccare dagli scheletri. Guarda, guarda che sei, guarda un 6 qua che era bello lì pronto. Tatticamente la verità non verrebbe gli scheletri. Esatto. Però gli scheletri sono massimo due attacchi. No, sì. Uno solo te ne fai. Uno solo. Ah, allora aiutami a te. Quindi... Bravi che non c'erano gli attacchi di opportunità. Bravi. Allora. Sei fortunato. Allora, prima muoviamo lo scheletro fuori. È uguale, si crea. Poi dopo. Ma mi serve dati. Uso. Ok, vai, scusami. Uso il dato per il pari e il dispari. Pari il mago, dispari il barbaro. Vai con me. No. Mi dispiace. Vabbè, il barbaro tira 4, no, 3 dadi di difesa. Tu c'è il pelle di pietra. Sì. E un colpo. Vai. Io ho 3 dadi di difesa. Adesso hai 3 dadi. Che non servono a niente, non però cavolo, hai perso, non subisci, perdi la pelle di pietra. Ma che cavolo. Che spreco. Dopodiché era buonissima sta roba. Allora, la migliore strategia sarebbe però per divertirci, lasciamo in mano al caso. Pari attacca chi Sandra, certo. Dispari, vieni circondato dalle scheletre. Dispari. Pari. Quindi. No, no, pari è che Sandra, è dispari. Ah, allora, pronti. Quindi a questo quattro. Punto. Però lo fa con una delicatezza tale che non mi sveglia. Tre. Non si sveglia. No, in teoria no. Questo è un dilemma che non è scritto da nessuna parte, quindi è opinabile. Allora, anche qui lasciamo, abbiamo fatto al caso se fare, lasciamo al caso. Vai. Pari, ti svegli, dispari e rimani morto. Io sono germanista, io avrei fatto 1, 2, 3 e 4, 5, 6, ma accetto il pari, mi sveglio. Ma proprio per quello? Pari, mi sveglio allora. Hai finito la fortuna, No, perché passa uno dei gradi di mozzo. Qua mi sa tocca a te, perché gli scheletri abbiamo scelto che attacca. No, gli scheletri non ti attaccano. Quindi attaccherei lo scheletro. Sì. Cioè, tocca a te, se vuoi attaccare lo scheletro, andare via, quella è una tua scelta. No, voglio attaccare lo scheletro. Benundado. Benund. No. Resto fermo. Vai, dai, fallo sto 6. Mico, mi ha fatto cortesini a parlare, perché quando parlo tu i dadi non si muovono. Per piacere, ringraziamo il signore Marco, intendo, ma aiutami. Rolla attitudine. Bene. Vai, rolla bene. 2. Sarà che ti sei veramente scaricato, Last but not least, bravo. Allora, facciamo così. Dai, sono un master buono, non perché intanto sono in finale. Te lo asservo per dopo. Va bene. Ok. E io meno lo scheletrino di nuovo. Quello è il terzo. Era il quarto tiro. Qui tre. Visto che siamo quasi in chiusura. Visto che questi quattro dadi, questi quattro dischi me li possiede. No, lui prova a difendersi. Ah, perché ha sempre due? Sì, mi date un dado? Vai. Lui ne ha due. Lui ci prova sempre. Poi l'hai ucciso e non ti ha disperso. Beh, un bel po' di anime. Elfo, vogliamo fare quello per cui sei venuto? Entra. No, fai vedere sta cosa della carica, tu invece. Esplodi, fai esplodere. Dai. Cosa fai? Dite che provo a fare un attacco. Proviamo. Uno. Vabbè, ce la faccio con un dado. Sì, muori. Vado qua. E fai vedere che si come si spaccano. Due. Hai l'occasione di. Vai. Redimerti.
Il secondo del ora, mo devi parlare, capito? Tutta questa fatica sicuramente farai di per uno scudo nero. No! Lì comunque, vedi come subito. Sì, questo sì, è una sì. Oh. Però vorrei ricordarti una cosa. Che tocca a loro. Che tocca a loro. Ma non fa niente perché li abbiamo ridotti. Abbiamo ridotto loro l'anno. Allora, è per questo che ci si ricorda degli eroi, perché sì, fanno azioni incredibili e memorabili. Morirai per una buona causa. Soprattutto quando la live sta finendo. E un anno se ne va. Infatti, manca 4 minuti. Quindi allora, uno scheletro va verso l'elfo. Va lì, mena, duro. Pochino, ti fa male. Vai, difenditi. Niente. Assolutamente. E vuoi fare lo stesso caso o no? Lascio a te la scelta. No, ti lascio a te, lascio un germanista. Ma ti lascio il germanista. Un 2-3. Un 2-3, ma attacca a Castagna. Ora sta a vedere fa 6, eh. 4. Però mi attacca lo scheletro. Sì, ti attacca lo scheletro. Me ne mandi uno? Quello vicino. Un colpo. Adesso a 4. Vediamo quanto sei un campione. E no, però no, mica difende. Però si avvicinano due, si avvicinano. Un altro si avvicina lo stesso, comunque si è attirato. Dai. Tocca a te. Tocca a me. Finché dormo, non esisto. 4 minuti, 3 minuti, stiamo. La situazione si sta facendo sempre più pesante. Mi serve un... guarisco l'elfo, ovviamente. Sì. E aspetta. E torni, ti guarisce. Ok, grazie. Full. Te sei in piedi, ti alzi. Io sono in piedi. Che fai? Beh, gli hai fatto solo 2 danni, faccio, dai. Io credo che sia giusto il momento di dare una degna fine a questa storia. A questa mano. Assolutamente. Salgo e mi rivado. Però ce l'hai te la chiave? No, lo so che ce l'hai. Però io sono pronto a darti un'altra, uno stuzzicadente tra i denti. Un teschio, che pur sempre. Quanti ne servono? 6, eh? Ah, boh. Come questi 6 teschi che tirerai di nuovo. Parato. All'ultimo. Ultimo! Sai se attaccava? Sai se attaccava? Tocca a te, ma non puoi fare nulla perché c'è. Cioè, siamo sempre in mano all'elfo, però questa volta l'elfo può sconfiggere e muoversi. Quindi attacca, uccidi. Dai. Forza! Fatti valere. Ok. Uno, non rovinare tutto, master. Oh, vai. Morto. Libertà. Dai, ti muovi, vedo. Tira il dado di movimento. A questo punto. Vai, vieni qua. Punto. Me l'accanto. No, vecchio, dai! Levati davanti! Ma che levati questa roba! Ti detto, levi davanti! Vabbè, dai, ascolta, 1-2, buttati qua! Sì, sì, ottima idea! Vai, vai! Anche qua! Anche là! Anche là! Perfetto! Mi alzo in piedi perché è il mio turno! Un colpo! Dai che muoio! Ho appena guarito, dai! Però comunque! Il secondo scheletro ti viene addosso. Lo sta facendo lui. Sì. Qua? Sì. Niente. Questo è andato bene. E direi anche il terzo scheletro. Wow. E vieni alla grande. Bene così. Bene così. Lo scheletro attacca il nano. Pronti. Ma stavolta difendo, amore mio. Like those. Ai. Paletta. Mannaggia. Un minuto cosa riusciamo a combinare? Pronti! Un minuto dobbiamo morire. Attacca lei. Vediamo solo Bob che muore, dai, e poi chiudiamo. No, non muore. No, non muore, non muore. Sì, un colpo solo. Non muore. No! Il potere del mago. Ma poi sul potere del mago. Il mago. Fai esplodere tutto. Non puoi tirare in diagonale, so già. Non voglio tirare in diagonale, ma la vedo adesso. Sì. Tonno. No, scusa, genio. 5 dadi d'attacco. Eccolo là. Guarda Winnie the Pooh. Oh. No, 56 secondi. No, vai, fuck you do heavy metal. Vai. Perché mai devi concentrare? Lo so, scusa. Ecco, Winnie the Pooh, dopo il miele ti ha sciolto tutto. Non lo so, fatto, ecco là, è proprio lui! E mi è uscito Winnie the Pooh,
una parata, quindi sono due colpi. Due danni. E se ricordate, ce ne mancano due. C'erano due danni. Sì, sì, infatti non vanno qua sopra, vanno là. Sono qua. Allora, 4 su 6. Il suo corpo era 4 e quindi morto. Sconfiggete. Dai! 10 secondi! 10 secondi! No, scappa con la chiave! Fatelo sentire! Scappa con la chiave! Ragazzi, io direi complimenti a tuttissimi. Autorità sconfitta, ragazzi. Posso piangere, posso veramente piangere. All'ultimo secondo. Allora, proprio nemmeno a farla apposta. Al photo finish, ragazzi. Però, incredibile. Raccontatela ai vostri figli quando ne avrete. Epica. Come abbiamo raccontato. Cosa abbiamo appena fatto. Racconta ai tuoi figli che il buon signore, il mago Aulen, ha cercato, ha trovato la strada a seccare Cassandra. Da fuori proprio. Ha cercato il tiro da fuori perché erano tutti in difesa e lui ha detto vabbè, il cross non funziona sulla sirena, la scelta importante di fare attraverso la pietra e cominciare a seccare quella lì quella è stata buona. Per il buon cuore di Andrea, Master of Master 71, e l'altro nickname non me lo ricordo, però grazie mille. A voi, è stato un piacere, grazie mille a voi, grazie a tutti e grazie a chi è che ci ha seguito. Ciao e buon dungeon. Ciao a tutti, grazie al gioco. Ciao.